Giuseppe Idem è un'imbarcazione bianca, ha cambiato da poco l'imbarcazione, usava un tipo americano, e per cui anche per questo è un ulteriore test, sta trattando dei materiali. Ecco, è importante, soffermiamoci il caso, la scelta, la cura dei materiali, c'è sempre naturalmente un grande progresso anche in questo campo, e quindi queste imbarcazioni sono sempre all'avanguardia. Assolutamente sì, sono studi dietro. Non, Kevlar carbonio una volta, sì, adesso prima era legno, adesso misti carbonio, insomma tutto si è evoluto. Ovviamente sono sempre alla ricerca di nuove pagaie, nuove imbarcazioni. Giuseppe adesso ha scelto questa, gli dà più sicurezza. Vedremo anche oggi con la gara il riscontro econometrico del campo, cosa dirà. E siamo pronti a seguire questi 500 metri, partite allora. Intanto le protagoniste della finale del K1 500, vedete le roteare di pagaie in avvio, subito vagare nelle corsie centrali, anche in acqua 4 l'ungherese Kovács, Josefa Idem, vedete Kovács, l'ucraina Osipenko Radomska, buona partenza anche in acqua 2 la svedese Paldanius, e subito battaglia, è una finale, come detto, che è ad alti livelli. Oltre al titolo europeo c'è proprio il biglietto per Pechino 2008. Dunque vediamo anche la tedesca Wagner che sta rinvenendo l'ungherese Kovács, l'ucraina Osipenko, ed ecco l'ungherese Katalin Kovács. Vediamo il primo riscontro ai 250 metri, Ucraina, Ungheria, Germania, e quinta Josefa Idem, 2.68 il ritardo. Sembra che stia recuperando, sono partite fortissimo la tedesca, l'ungherese, l'Ucraina, però si sta attaccando, vediamo lì che sta attaccando adesso Josefa Idem. Josefa Idem sta progredendo con la sua pagaiata, c'è Katalin Kovács inquadrata, sta prendendo vantaggio sulla tedesca Wagner, sull'ucraina Osipenko. Josefa Idem cerca di distendere la sua azione, la vediamo in acqua 7, vedete la progressione di Josefa Idem che sta alzando il suo ritmo in questo finale, ormai una trentina di metri al traguardo. Kovács, vediamo, Wagner, Idem, Kovács, eccola la magiara, Kovács, ma molto bene Josefa Idem, ed è bronzo per Josefa Idem. Kovács che vince la medaglia d'oro, il titolo europeo, e medaglia di bronzo per Josefa Idem. Ha fatto un finale incredibile. Bronzo, terzo. Eccola inquadrata, questa è naturalmente Josefa Idem, e qui c'è invece Katalin Kovács. Le pagaiate finali conclusive, favorita, e ha mantenuto fede al pronostico, ma guardate il recupero, il secondo posto della tedesca Wagner. E...